Buonasera, buonasera a tutti. Alberto Michelotti, che abbiamo visto commosso pochi istanti fa, anzi in mezzo tra commosso e arrabbiato, che fine sta facendo l'ospedale vecchio di Parma, che ricordiamo al suo interno c'è anche il circolo a fila lunghe che gli sportivi conoscono bene. Ma intanto io sai, sono nato qui nel cuore del Toretto, sono qui in italiani. Da ragazzo venivo in questo ospedale, ci voglio ricordare il fatto, eravamo molto poveri, non avevamo la possibilità di lavarci, non avevamo acqua, non avevamo miserie enorme, sai, allora c'erano quelle infezioni, non c'era tutta la scabbia, sai, e sono tutti turelli di zolfo e sono porti qui perché avvolti in un lenzuolo e venivamo in questo ospedale, un ospedale che per me è rimasta la mia tradizione. Poi sai, questo ospedale, al di là dell'ospedale, si è arricchito poi con la cultura, con come si dice, la nostra cultura, ecco. Io mi commuovo quando sento questi ragazzi qui che finalmente insorgono e vogliono che la nostra città deve rimanere, non essere il lucro di certi impresari che vogliono rovinare la nostra città. Tu vedi la nostra ghiaia, i nostri voli, non sono più tali. E allora questo mi rattrista molto, ecco. Io vorrei che ci fosse la biblioteca, l'università, vorrei che questo palazzo rimanesse tale perché è indice della cultura ultratorrentina.